E buongiorno e buonasera a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Asbrald, siamo qui con la carriera allenatore, nono episodio con il nostro Benevento su FIFA 18 ovviamente. Sì, avete visto bene, ho il cavo, si sono scaricate le batterie, ho detto perché non mettere il cavo? Mettiamo il cavo, ma a voi non interessa un cavo. Va bene, lasciamo perdere queste cose. Oggi andiamo a giocarci una partita in casa contro la Fiorentina e poi, se non sbaglio, abbiamo il Cagliari. Sì, abbiamo il Cagliari, assolutamente. Cerchiamo di fare risultati positivi. Tanto siamo 22 ottobre, stiamo recuperando punti. Siamo dodicesimi con 10 punti e va benissimo. Quindi andiamo a giocarci la partita. Vai. Eccoci qua che parte il primo tempo di Benevento-Fiorentina, mettiamo sempre contropiede, giustamente, e andiamo a fare qualche punto, speriamo. Calcio d'angolo. Bravo Ciciretti. No! Calcio di rigore per la Fiorentina. Non ci credo. Cataldi. Ha fatto qualcosa Cataldi. Vediamo. Cosa ha fatto? Non ha fatto nulla, vabbè. Vediamo di parare questo rigore se ce la facciamo. Brignoli! Ancora lui para i rigori, signori. Brignoli con i rigori non lo freghi. Perfetto. Ho scoperto qualche trucchetto per capire più o meno dove tirano i rigori, come fare a intuirlo. Poi, ovviamente, i giocatori più forti ti fanno la finta, quindi non puoi capirlo assolutamente al 100%, però intanto qui il nostro Brignoli intuisce e para un rigore, quindi perfetto così. Rischiavamo di andare sotto ancora. Attenzione Chiesa, Benassi, Brignoli, tranquillo, fa ripartire l'azione per Memushai. Che lotta di fisico Memushai. Attenzione, gli porta via il pallone Bruno Gaspar commettendo fallo, quindi dato il mio cane grandissimo. Ok. Calcio di punizione. Cipsa. No, no, Cipsa, no. Non facciamo queste cose. Bravo, che recupera Ajapong. Ajapong dentro per Cutrone. Astori salva tutto. Fa da sponda, bene per Cipsa, dentro per Ciciretti. Ciciretti sulla fascia, entra in area. Ciciretti, Sportiello la tiene lì. Tiro centrale, bellissima azione, ma tiro centrale. Comunque, questa partita si incanala su uno 0-0. Bravo Memushai, signori Memushai. Ancora Memushai di fisico, ancora lui. Cutrone, si inserisce Memushai. Augustinson chiude benissimo. Ma Memushai, signori, gran centrocampista. Lotta con il fisico. Letizia, bella chiusura. Ajapong. Costruiamo bene la manovra. Tranquilli. Cipsa. Ajapong. Cutrone. Bravo Cutrone per Memushai. Memushai. Cipsa. Cutrone. Ci prova di prima. Incredibile. Si salva la Fiorentina. Terò è da solo contro. Bravo Letizia, che chiusura, che anticipo di forza. Cipsa. Cutrone. Ciciretti si è inserito. Ciciretti si è inserito. Attenzione, entra in area. Fa tutto da solo. Ciciretti la prova a giro. Come l'hanno presa? Incredibile. Comunque stiamo attaccando, signori. Quindi ora prenderemo gol. Attenzione. Ajapong che viene anticipato da Bruno Gaspar. Memushai. Ancora Memushai. Mamma mia. Che bellezza. E poi qua. Io ho passato avanti. Loro se la sono continuata a passare tra di loro. Va bene. Comunque. Attenzione. Cristoforo. Letizia. Diagonale difensiva perfetta. E chiudiamo. Siamo al 45esimo. Attenzione al gol del 45esimo. Attenzione. Qui Brignoli. Esce tranquillo e si chiude qui il primo tempo 0-0. E sì,
Sì, ci sta. Ci sta perché abbiamo attaccato tutti e due, ma noi abbiamo fatto qualcosa in più, meriteremmo forse un po' in più. Vediamo a vedere i dati partita. Possesso palla più la Fiorentina, tiri 4 a 2 e in porta 2 a 1, quindi abbiamo tirato più noi. Abbiamo costruito più azioni pericolose, loro hanno tenuto palla, ma comunque iniziamo il secondo tempo e vediamo se riusciamo a portarcela a casa. Cataldi, viene per Memushai, Cutrone! Cutrone! No, il palo! Che palo abbiamo preso con Cutrone! Mamma mia! Va bene così, bene così, vai. Batte Memushai. Ciciretti di testa! Sportiello! Sembrava più centrale il tiro. Sì. Ok, facciamo uscire Ajapong e facciamo entrare D'Alessandro, perché oggi Ajapong non mi è piaciuto. Assolutamente. Mettiamo questo calcio d'angolo con Ciciretti. Vediamo se riusciamo a segnare. Cataldi di testa, anticipa tutti, ma di poco fuori. Dentro per Ciciretti che è partito. Non lo ferma nessuno. Attenzione, si ferma lui da solo. Ciciretti prova il sinistro a giro. Viene chiuso in calcio d'angolo. Per Cipsa. Cipsa in area. No! Cioè, avete visto quando io ho caricato il passaggio, vero? Lui l'ha fatto 2 secondi dopo, per perdere palla, incredibile. Letizia! Che anticipo! Cutrone. Sbaglia il passaggio. Cipsa! Anticipa anche lui, Letizia. Cipsa! Cutrone! Ciciretti! Cutrone non riesce a prendere palla, blocco su di lui. Ok, facciamo uscire Memushai ed entra Viola. Ancora calcio d'angolo. Batte Ciciretti. Attenzione, Cataldi ci prova di testa. Ancora lui anticipa tutti. Deviazione. Ancora calcio d'angolo. È un assedio. È un assedio. Io ci provo sempre da calcio d'angolo, perché. Attenzione, Cipsa al volo. Intanto uno è morto della Fiorentina in area. Va benissimo così. Proviamo a metterci in equilibrata. Antei. Cipsa, lentissimo, ma fa bene il suo lavoro. Ciciretti di tacco. Ah, Cutrone. Mamma mia. Bravo Cataldi, bravissimo. Letizia. Cutrone. No, l'avevo data a Ciciretti io. Però attenzione perché questa partita, come dice il buon Comenda Veneziano, è un po' collosa. Uno 0-0 un po' colloso. Attenzione che qua ci fanno il gol. Calabria. Saponara. Sanchez. Saponara, eccolo qua. Ci hanno fatto il gol dell'1-0 all'80esimo minuto. Dopo che abbiamo meritato noi, vanno in vantaggio loro. E come cantava un certo Max Pezzali, era dura leggere il gol. Va bene, facciamo l'ultimo cambio. Entra Iemmello, esce Cutrone. D'Alessandro, gioco di prestigio. Attenzione ad Alessandro, la mette dentro. Cipsa, brutto il passaggio. Viola, anche qui brutto il passaggio. Cataldi! Non ci credo, finisce qui la partita. Arriva la prima sconfitta dopo che abbiamo fatto risultati positivi. Ce la meritavamo noi, ma la Fiorentina è stata più concreta. Ha fatto il gol dell'1-0. Guardiamo qui. Allora, abbiamo rischiato subito, ma alla fine Patrick Cutrone prende il palo e Sportiello fa una parata. Poi alla fine Sportiello un'altra parata. L'unica azione loro è stato il rigore, che non c'era secondo me, e il gol. Va bene, ok. Non c'è problema, infatti tiri in porta 2, il rigore e il gol. Noi ne abbiamo fatti 5 con un palo. Comunque la Juventus perde a Udine 2-0. Questa è una bella notizia per noi. L'Atalanta vince, la Sampdoria e Crotone pareggiano, le altre dovranno ancora giocare. Sì, questo ce l'avevamo già. Ok, perfetto. Avanziamo.
Vado a farmi gli allenamenti e ci vediamo con la partita con il Cagliari dopo 3 giorni. Allora, siamo qui prima della partita perché il nostro Fabio Rizzo, l'osservatore, ha trovato questi 5 giocatori che hanno tra i 15 e i 17 anni e hanno delle potenzialità di crescita. Allora, questo Giuseppe Moretti ha un potenziale da 65-87. Noi ovviamente lo facciamo seguire ancora un bel po' perché deve essere definitiva la cosa. Federico Greco, potenziale 44-62. Allora, lui lo possiamo già rifiutare perché comunque l'abbiamo già visto che non cresce più di tanto. Giacomo Bruno, 63-87, quindi lo facciamo osservare ancora. Federico Santoro, 57-79, lo rifiutiamo. Simone Esposito 55-73 e rifiutiamo anche lui. Quindi Giuseppe Moretti e Giacomo Bruno saranno i nostri due primi giovani che faremo seguire con più costanza, più da vicino, così da avere delle cose in più, delle informazioni in più, così da vedere se meritano di entrare in prima squadra. Adesso andiamo a giocarci la partita con il Quagliari, Quagliarella, con il Cagliari. Ovviamente abbiamo i giocatori stanchi perché abbiamo giocato 3 giorni fa e quindi la formazione sarà questa, completamente rivoluzionata. Facciamo esordire il nostro Duarte a centrocampo, anche se è un 57, però vediamo, gli diamo fiducia. È un COC, noi gli facciamo fare il CC classico e poi giocherà Gravillon, che è già diventato un 68 con gli allenamenti. Quindi andiamo in partita. Perfetto, siamo qui alla Sardegna Arena, che però quello giustamente. E cominciamo questo primo tempo di Cagliari Benevento. Proviamo una squadra un po' rimaneggiata, giustamente per la stanchezza. Vediamo come si comportano questi che giocano di meno. D'Alessandro subito per Iemmello. Viola, Cipsa, Duarte. Stava facendo. Se riusciva quel passaggio lì sarebbe stato. Vabbè, non sono più capace a parlare. Se fosse riuscito quel passaggio lì, sarebbe stato un bel passaggio, una bella azione. Duarte, Iemmello, si inserisce. Duarte, bravo Duarte. Lo proviamo subito. Ho provato un giochetto, ma ho provato a fare una finta, un dribbling un po' particolare, però non ha ancora le caratteristiche per farlo. C'è un po' di nebbia in Sardegna, eh? Sì, realissimo. Prignoli, cosa ha fatto? Poteva lasciarla andare. Infatti io non l'ho fatto uscire il portiere. Va bene, fa tutto lui. Però Prignoli è il nostro eroe, il nostro. Cipsa, vai Cipsa, senza fallo. Va bene così Cipsa. Ce la facciamo Cipsa, vai. Iemmello prova una cosa bellissima ma difficile per lui. Per D'Alessandro, purtroppo. Perdiamo palla. Yoon Il Lok. Ma sti coreani, ma dico, ma vengono in Italia a giocare? Io mi ricordo Han del Perugia, che poi lo incontrammo ai mondiali del 2002. Ma vabbè, lasciamo perdere queste cose. Bravo Duarte, venuti. Cipsa perde palla. Cipsa, tu sei l'unico titolare in campo, a parte Brignoli e Costa, l'unico titolare in campo, e sbagli tu. Ancora Lombardi, la mette dentro. De Sena la mette fuori, anticipa tutti. Attenzione qua, ma io ho messo difensiva. Sì, perché siamo tutti in attacco, signori? Pavoletti, attenzione, Pavoletti, no, Giannetti. Allora, ci sta a prendere un gol, ci sta. Ma così no. Io ho messo in difensiva e siamo tutti avanti. È assurdo. È assurdo. Ma si mette equilibrata. Ah, vediamo. Comunque, ultimamente andiamo sempre sotto. Attenzione, D'Alessandro ha fatto. Dai, D'Alessandro. Ancora tu, ancora lui. Niente. Bella, D'Alessandro. Cerca di metterla dentro. Cipsa. Viola.
La ragiona bene, bravo, tienila lì. Venuti. Ancora per D'Alessandro. Gioco di gambe, ancora lui. Cipsa, si inserisce. Attenzione, viene travolto. Ma vabbè, questi contatti in FIFA sono normali. Non divaghiamo. D'Alessandro la mette dentro. Duarte! Che inserimento! Mamma mia, che inserimento! Rivediamolo perché. E poi vabbè, c'ha 21 di colpo di testa. No, non so quanto va, però. Non è un giocatore affermato. È la prima partita da titolare. D'Alessandro. Si invola sulla fascia, D'Alessandro. Bravissimo. Lì c'è. No! C'è Ciciretti titolare, ma anche D'Alessandro. Niente male. Che poi lui può stare anche a sinistra tranquillamente, quindi. Bravo D'Alessandro ancora lui, parliamo bene di lui. Che gioco! Che numero! D'Alessandro, dai, muoviti! Mamma mia, quanto è lento però a ripartire. Quando ci accentriamo, il giocatore diventa lento anche con lo scatto premuto. Attenzione al calcio d'angolo, ci proviamo, ma. D'Alessandro ci prova lui dalla distanza. Bellita. Comunque, siamo vivi. Beh, siamo ancora vivi. Giocherà ancora per 2 minuti. Costa, Cipsa. Comunque Costa è Finalmente troppo recupero avanti, è troppo. di pallone. Sta troppo avanti, Riuscirà a deve interrompere. stare in difesa, cioè è un difensore. Gemmello, bravissimo, un attacco per Lombardi. Cipsa, si inserisce Duarte. Duarte ci prova. Mamma mia, sto ragazzo deve giocare, assolutamente. Anche spezzone di partita, ma deve cominciare a giocare. Oltre agli allenamenti. Comunque finisce primo tempo, siamo sotto. Va bene. Iniziamo il secondo tempo, vai. Bravo Comincia il secondo tempo col Cagliari avanti. Lombardi, anche se sei lento come. Punta Mamma l'area. mia, Lombardi. D'Alessandro. Ci prova lui col sinistro a giro, ma non è il suo piede il sinistro. Buttano via una grande occasione. Vai D'Alessandro sulla fascia, ancora lui. Bravissimo D'Alessandro, la mette dentro. Alla messa Iemmello dentro. non ci arriva per un La pelo. presa la meglio e allontana il Attenzione al pallone. contropiede del Cagliari, Giannetti. João Pedro. João Pedro. De Sena. Bravo, Sena. D'Alessandro Anche fa questa palla fase sta sembrando difensiva, fase preistorica offensiva. per Tutto Mazzarri. lui sta facendo, signori. Iemmello. Bellissima per Lombardi. Ma si fa anticipare da Carlo Pisacane. No, non è Carlo. Però, giustamente, io essendo. Abitando vicino a Sapri, dove ci fu lo sbarco di Carlo Comporta bene sulla Pisacane, fascia. vedo Cicherini. Pisacane, penso a lui. Vabbè, Pavolini. basta con le stupidate, che qua rischiamo di perdere la seconda partita del giorno. E non va bene perdere tutte le partite Lazzaro. in un Buona episodio. rete. Iemmello si invola, entra in area e perde palla. Aspetta un'azione Perfetto. davvero pericolosa. Ormai. Cicherini. Queste due partite mi sa che le perdiamo malamente. Cipsa. D'Alessandro ci prova ancora lui. Perde Bene qui il difensore, palla, chiudono via di insomma. Le passaggio e perdiamo recuperano malamente palla. perché. Non Prima rientro offerta perché per loro, perdiamo come 4-0, sempre. ma Iniesta perché su giochiamo Iniesta. male. Siamo un po' Paragna così. Pedri. Boh. João Non mi Pedri. piace come sta girando la squadra. Vabbè, Doppio a poi Cicherini. siamo con le riserve, Apre palla ovviamente. tre quarti Bravo. avanzati. Allora, Duarte. Ancora una porta. Migliore in campo insieme ad Alessandro, assolutamente. Ed Lombardi. è all'esordio, eh? No, cosa ti. Perché tira Lombardi? Gli ho chiesto di fare altro. Vabbè. Fra un po' facciamo i cambi, eh? Ormai è 62esimo, 63esimo. Attenzione qui al Cagliari, attenzione. Attenzione, Giannetti anticipato da Gravillon. Giannetti ancora lui, Brignoli. Affrettiamoci, affrettiamoci, dai. Viola. Lancia Lombardi che sta per uscire. Ma giustamente l'ultima azione la facciamo fare. Iemmello che sta per Momento. uscire. Indovinate chi entra. Cipsa. Oh, qui Cipsa si stava Pisacane. inserendo. Ma Cipsa è, anche lui sta Tentativo per di uscire. pressing. Beh, i tre che Cambia stanno per palla. uscire fanno l'ultima azione. Può Iemmello in andare. porta. Pavolini chiude Crosta. Iemmello. Chi è questo Risolve il Crosta? problema. Va bene. Cipsa esce perché è stremato. João Che Pedro. ve lo dico a fa. Si avvicina
Duarte, mamma mia, anche gli anticipi. E questo è un trequartista, eh. Attenzione Pavolè. Comunque, facciamo le sostituzioni. Tre sostituzioni, subito, tre. E escono Cipsai, Mello e Lombardi, entrano Cutrone, Cutrone e Cutrone. Non è vero. Entrano Cutrone, Letizia, Letizia e Ciciretti. Eccolo Letizia, abbiamo spostato sulla fascia sinistra offensiva Lazar. Letizia si inserisce bene. Letizia ancora lui. Romagna, Romagna. Comunque attenzione, attenzione Ionizza. Ionizza la mette dentro per Faragò che sbaglia. Anzi Prignoli ci salva, signori. Calcio d'angolo. Entra anche Marco Sau, come se non bastasse. Attenzione Sau. Ecco. Cosa avevo detto? Entra Sau come se non bastasse. E ci segna. Il 2-0. Niente signori, non abbiamo segnato oggi. Mettiamoci in offensiva. E è il 90esimo, siamo nel recupero, quindi abbiamo perso anche questa partita 2-0 se non ci fanno il terzo. Qui Gravion finisce. Allora oggi due sconfitte, purtroppo è andata così e capita, capita. Quindi questa è la dimostrazione che il Benevento resta il Benevento, cioè abbiamo fatto quell'exploit, abbiamo vinto contro la Roma, contro il contro l'Inter mi sembra, adesso non mi ricordo, era passato un po' di tempo. Comunque 4 tiri in porta a 4, tanto per farvi capire. Ok, va bene così, cioè non va bene così però. La Juve vince con la SPAL, Bologna vince, l'Atalanta vince, la Fiorentina pareggia e la Roma vince col Crotone. Vediamo che cosa ci dicono qui. Ah, la conferenza stampa, ok, la andremo a fare. Quindi io terminerei qui questo episodio. Terminerei qui questo episodio. E direi che oggi è andata abbastanza male, però abbiamo provato anche le riserve, abbiamo visto i giocatori che si stancano giustamente a giocare ogni tre giorni, perché sono giocatori del Benevento. Comunque Duarte ha fatto una bellissima impressione al suo debutto, ha sfiorato il gol, ha fatto dei passaggi molto buoni, inserimenti molto buoni, quindi lo faremo crescere abbastanza. E speriamo che anche gli altri due giovani possano crescere molto. E io quindi vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, e seguitemi su tutti i social che trovate in descrizione sul primo commento. Mettete un like, lasciate un commento e condividete il video. Io vi invito a seguire la prossima puntata di FIFA 18 Carriera Allenatore con il nostro Benevento. Un saluto a tutti da Asbrand.